Allora, siamo nel retro, praticamente, Piero, giusto? Del castello della Ferraia? Sì, sì. Subiano, no? Sì, sì, sempre. Sempre a Subiano. E poi però mi devi portare in giro un po' per la provincia, non è che ci fermiamo qua, eh? No, eh no. Perché aretinamente è tutta la provincia, non l'altro, solo. Tra l'altro fra un po' arrivano i fantasmi, quindi non lo so. Addirittura. Non lo so se te vuoi rimanere qui, voglio dire, vedere potrei i fantasmi. Potrei anche rimanere, per allora, la curiosità. Guarda, però... una sera si farà un paio di novelline col fantasma, va bene? Addirittura. Sì, sì. Va bene. Senti, allora la nostra rubrica retinamente, dove ci porta questa settimana? Ma questa è una cosa che io mi ricordo di quando ero ragazzo, perché veramente venendo da una famiglia di contadini queste cose le ho vissute. E quindi ecco, diciamo che è un semplice ricordo, insomma, ecco. E si chiama appunto A piedi scalzi. E il mondo è di vento matto e le stagioni si adattano. Chi lo sa che una volta quando veniva la primavera si diceva per San Benedetto, che era il 21 marzo, la rondine è sotto il tetto, non è più così. Ora le rondini non sa più quando venire, non ci capiscono più niente. Una volta quando arrivavo le rondini si cominciava a vire scalzi, perché si diceva di marzo ogni bacarino va scalzo. Questa la so anch'io, devo dire che... E a noi piccini ci sembrava di essere bacarini. I primi passi si facevano nel piantito di casa, perché era fresco. Dopo si andava sulla via, che era di terra, e ci faceva scarifulino a piedi. E il giorno dopo si andava nella steccia. Che è la steccia? La steccia è in due si era mietuto il grano. Ah, ok. Sì. Certo, ne aveva saperci camminare, se ci mettivi il piede sopra, diritto, invece di strusciare in avanti, lo steccione ti bucava il piede. Ecco. E il peggio, quando sedeva un calcio su sassi. L'ugna si staccava dalla pelle e che dolore, se diceva ho sbucciato una cipolla, lì per disinfettella ci si pisceva sopra. Dopo in casa ci si metteva il vino o quelli più sofisticati l'olio di bruca, era un olio, si prendeva appunto questa bruca gialla e si faceva foghere. Ci ridete? C'è poco da ridere, io ancora so vivo. E l'infezione mamma ha preso. No, anch'io ci rido, perché francamente è la prima volta che sento dire. Sì, e c'era questo olio, che c'erano queste bruche che andavano soprattutto nelle pinete, erano, fa conto, dei bei bacarozzoni grandi, erano gialle e praticamente si mettevano a bagno in quest'olio e stavano lì per un po' di tempo finché si vedeva che era meglio cavalle, perché sennò erano marcite. E dopo quest'olio salvava dalle infezioni. Salvava dalle infezioni, chissà, non mi domandare perché. Ora non so nemmeno se l'ha mai sperimentato, insomma, scientificamente. Fatto analizzare. Però noi con la pisciatina e con l'olio di bruca ci si disinfettava. È vero, è vero, ma insomma sono storie anche queste. Quella del bacarino la sapevo anch'io. Quella del bacarino? Sì, sì, che a marzo ogni bacarino va scalzo, perché la mia nonna me lo diceva sempre. Oddio, ora non è più così, eh. Eh no, perché... infatti questa storiella è molto attuale, perché insomma la tempesta che è venuta, insomma, mesi, settimane fa ad Arezzo, insomma, la dice lunga. Anche allora, a quanto pare, le famose stagioni non ci sono più. Sì, anche le rondini farine arrivano quando lo sanno più. Esatto, sono un po' confusi anche loro. Sì. E quindi insomma. Ora bisognerà che mettigli anche loro il satellite, così almeno si potranno informare dove andare al momento. Dove andare a fare il nido? Io a casa mia ce l'ho, quindi evidentemente dove abito io ancora qualche. Può darci catanato. Va bene, noi ci vediamo alla prossima puntata, sempre insomma in vernacolo aretino e con l'amico Piero Franchini, che mi porterà chissà dove la prossima puntata. Questa vediamo. Volta ti torno una sorpresa, quindi non te lo dico, non te lo svelo.